Presidente Sebastiani, poche ore a questa gara di Trapani, seconda trasferta consecutiva, c'è da riscattare l'immeritata sconfitta di Ascoli. Sì, c'è da riscattare, come dici tu, l'immeritata sconfitta, però c'è da continuare a dimostrare che questa è una squadra che gioca bene a calcio e deve essere un po' più cinica, un po' più cattiva e determinata. Il problema è sempre quello della concretezza, esiste un problema Cocco nel Pescara oppure no? Nel modo più assoluto. Cocco è un giocatore per noi fondamentale, sta facendo molto bene, manca il gol, per un attaccante non è poco, ma arriveranno anche i gol di Cocco. I gol di Cocco sono in arrivo, i tifosi se lo augurano, però per esempio la Padula sta dimostrando di essere un giocatore più che all'altezza di questo campionato. La società in estate aveva creduto fortemente sull'ex Teramano e i fatti stanno dicendo che questo è un giocatore che può fare bene nel Pescara quest'anno. Ma sì, la Padula è un giocatore che noi abbiamo seguito nella passata stagione, non siamo andati a prenderlo così a caso perché qualcuno aveva scritto che la Padula avesse fatto i gol, quindi è un giocatore che per noi non è una sorpresa, però per ritornare al discorso della concretezza di la Padula che in questo momento sta segnando, questa deve essere la forza di un gruppo che nel momento in cui viene meno un compagno in un periodo c'è l'altro, quindi nessun problema. A Trapani il presidente Sebastiani rincontrerà Serse Cosmi, cosa gli dirà? Ma guarda, io col mister i rapporti sono ottimi, anche perché devo dire, ho sempre detto, è una delle persone più intelligenti che ho conosciuto in questo mondo e quindi quando le persone sono intelligenti non si hanno mai problemi. L'ultima, presidente, poche ore fa c'è stata la rescissione consensuale tra il Pescara e Vukušić. C'è il rammarico perché evidentemente quando è stato preso ci si credeva, però si può sbagliare. Abbiamo fatto tante belle operazioni in questi anni e abbiamo fatto anche delle operazioni sbagliate. Se avessimo azzeccate tutte le operazioni saremmo stati dei geni, dei fenomeni. E quando è arrivato a Pescara aveva davanti a sé un futuro importante e, al di là dell'aspetto economico che magari ci ha potuto guadagnare, e professionalmente non credo che esca anche bene lui da questa situazione. Per quanto ci riguarda, avendo un contratto che il prossimo anno sarebbe andato in scadenza e non ritenendo la parte tecnica, il giocatore all'altezza, cioè, è chiaro che per noi era importante arrivare a un punto per risparmiare dalle casse della società qualcosa.